La Juventus è pronta a far saltare il banco con un attacco esplosivo. Ci saranno sorprese incredibili in casa bianconera, e non solo per i tifosi della vecchia signora. Restate con noi fino alla fine del video per scoprire tutti i dettagli di questa mossa clamorosa. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La Juventus è sempre stata maestra nel calciomercato, ma questa volta ha superato se stessa. Avete sentito l'ultima bomba di mercato? Con l'Atalanta che spara altissimo per Koop Meiners, il direttore tecnico Giuntoli ha deciso di giocare d'anticipo e ha puntato su un altro talento. Una mossa che ha lasciato tutti di stucco, specialmente i bergamaschi, che avevano già messo gli occhi sul centrocampista danese per sostituire proprio Koop Meiners. Stiamo parlando di Matt O'Reilly del Celtic. Ma chi è davvero Matt O'Reilly? E perché la Juve è pronta a fare di tutto per portarlo a Torino? Dal gennaio 2022, quando è arrivato al Celtic, O'Reilly ha decuplicato il suo valore. Da poco più di 2,5 milioni di euro, è arrivato a sfiorare i 30 milioni, grazie ai suoi gol e alle sue giocate, che hanno dominato il campionato scozzese. Nell'ultima stagione, O'Reilly ha messo a segno 19 gol e 18 assist, numeri da capogiro, che hanno attirato l'attenzione di molti club, non solo italiani, ma anche dalla Premier League e dalla Liga. E qui arriva il colpo di scena. La Juve ha capito che per convincere il Celtic a lasciare andare il suo gioiello, deve muoversi rapidamente e con decisione. O'Reilly è il centrocampista che può fare la differenza, un mix di fisicità e tecnica, capace di giocare sia come fantasista dietro le punte, sia in regia, dove la sua visione di gioco e le sue geometrie precise possono fare la differenza. Su questo colpo vogliamo sapere il tuo parere. Fa bene la Juve lasciar perdere le folli pretese dell'Atalanta e puntare invece su altri talenti emergenti? Scrivilo qui sotto nei commenti. Ma perché Giuntoli ha scelto O'Reilly? Perché non solo può diventare una pedina fondamentale nel centrocampo di Motta, ma anche perché rappresenta una soluzione più economica rispetto a Koop Meiners, che l'Atalanta valuta intorno ai 60 milioni di euro. La Juventus, infatti, è disposta a investire fino a 45 milioni per il giovane talento danese, una cifra ritenuta più congrua, e che permette ai bianconeri di rimanere competitivi sul mercato senza svenarsi.